su cui bisogna investire è capire quali sono le attività che si possono attivare e anche far ricadere sugli altri i benefici di cui abbiamo goduto noi come gruppo di persone. E appena partiti ci siamo resi conto dove stavamo, la prima scelta, la scelta ambientale. Perché noi non possiamo declamare dei valori e poi quando andiamo a fare le cose ce le dimentichiamo quei valori. Abbiamo sempre fatto agricoltura biologica anche nel nostro piccolo, è una scelta coraggiosa, perché credo che è tra le più grandi aziende che diventa tutto quello che è argomento rifiuti. Quando sono nate le imprese sociali, la relazione era più semplice. L'intelaiatura normativa consentiva anche, come dire, no, di guardare direttamente a quell'impresa e quindi consolidare un rapporto che molto spesso poi si è trascinato nel tempo. Questo oggi, per varie ragioni, perché appunto il contesto è cambiato, perché le norme sono profondamente cambiate, non è più possibile. E allora io penso che l'impresa sociale oggi debba nascere non pensando che l'unico interlocutore possibile debba essere il pubblico. Può esserci anche una relazione col pubblico, ma questa, come dire, deve essere considerata come un'occasione, un'opportunità che non può sostenere il sistema di impresa per un tempo, diciamo, assolutamente più lungo della durata di un appalto. E quindi è giusto riflettere, come dire, no, su percorsi che possono essere assolutamente innovativi e che vanno oltre la platea dei servizi, appunto, di presa in carico della cura delle persone.